amici della Tara, un saluto da Giacomo Guerrini, seconda puntata di questo nuovo corso post-Covid. Ci eravamo lasciati con Eugenio Giani, presidente della Regione, e Luigi Salvadori, presidente della Fondazione CR Firenze, a parlare del futuro dei nostri territori. Ne parliamo anche oggi e ne parliamo con un taglio particolare. Scopriremo subito perché. Intanto vi presento i nostri graditissimi ospiti. Alla mia sinistra Jonathan Zucconi della Fisascat CISL di Firenze, alla mia destra Aldo Fiordelli, giornalista enogastronomico. Io qui lo presento come giornalista del Corriere Fiorentino, ma insomma le casacche sono molte, ma lo presento come giornalista del Corriere Fiorentino perché proprio sul Corriere Fiorentino qualche giorno fa abbiamo letto un fondo scritto da Aldo che sostanzialmente diceva, in virtù della sua esperienza, i nostri ragazzi vanno a fare camerieri all'estero e fanno bene perché, come dire, l'esperienza italiana è mortificante, non solo da un punto di vista economico ma da più punti di vista. Allora, intanto vorrei che Aldo ci riassumesse questo suo punto di vista, questa sua analisi, proprio perché di qui vorrei partire. Allora, la riflessione, grazie Giacomo, parte dal fatto che molti ristoratori reclamano un problema grave di mancanza di personale. E questo è un elemento del quale noi abbiamo già scritto ai tempi alla fine del primo lockdown, perché c'è stato effettivamente proprio un cambiamento che io non mi sento di poter definire anche culturale, cioè il fatto di aver trascorso la Pasqua del primo lockdown in appunto a casa i sabati e le domeniche ha comunque modificato la percezione del tempo investito nel lavoro da parte di lavori così un pochino più che si possono fare alla giornata, meno professionalizzati in un certo senso, se mi permettete. E questo è stato il primo elemento, però quindi oggi la mancanza di personale è oggettiva e tutti dicono i giovani non si vogliono sacrificare, non vogliono più fare la gavetta. Bisogna vedere prima di tutto, come dire, da che pulpito arrivano certe considerazioni, ma soprattutto la riflessione è stata: ma è vero questo? Allora, in parte anche questo è sicuramente vero, c'è come dire, nei giovani un'indolenza naturale, ma questo credo che ci sia sempre stato, anche, sì. anche nelle, magari diciamo nelle generazioni passate forse un po' meno. Comunque, poi c'è un problema strutturale, ovvero com'è la nostra ristorazione? Cioè, è in grado di offrire delle aspettative? La riflessione che ho fatto è detto, guarda, secondo me forse non ci sono abbastanza prospettive perché i giovani facciano i camerieri. Quindi, al di là del lavoretto mercenario per guadagnare due soldi, per pagarsi l'università non c'è una prospettiva. Le ragioni sono molteplici. Prima di tutto la nostra ristorazione ha una dimensione tendenzialmente più piccola di quella per esempio all'estero. La battuta che mi fece una volta Sirio Maccioni, storico ristoratore di Montecatini, ecco lui sì, veramente esempio di gavetta che ebbe successo negli Stati Uniti, a New York, mi disse: voi in Italia avete dei ristoranti da 30 coperti, io quando ho 30 persone a casa vuol dire che mia moglie ha invitato gli amici a cena. Cioè, ecco, questa è la. Lui faceva. Quindi un problema di dimensioni. Aveva un ristorante di alta cucina da 400 coperti al giorno. Quindi. Beh, del resto ti dico una cosa, poi andiamo anche da Zucconi. Mia moglie, che mi ha raccontato che da ragazza è stata negli Stati Uniti e si manteneva servendo nei ristoranti, dove essendo sotto cameriera non aveva la paga, ma campava con le mance. Quindi c'è proprio, come dire, anche una cultura di sostegno dei camerieri anche nella clientela di questi ristoranti molto grandi. E quello del servizio è proprio uno dei punti cruciali sui quali io inviterei l'istituzione a fare una riflessione. Cioè, noi in Italia abbiamo un obolo medievale che si chiama coperto, che nasce nelle osterie veramente in tempo medievale, quando la gente arrivava a cavallo nell'osteria e si fermava perché fuori pioveva, quindi aveva bisogno di un posto al coperto, da cui il pagamento di questo, che oggi è considerato solo il pane, la tovaglietta, eccetera, che poi è tutto di carta. Sì. No? Quindi io sono dell'idea che il coperto vada assolutamente abolito, anche perché nei ristoranti di un certo livello oggi ha raggiunto cifre 5, 7, anche 10 euro. Anche 2 euro e mezzo, insomma, sul patto. E poi ti dico secondo me a cosa serve, ma questo allora, non fermati apparente. Lì, andiamo da Zucconi. Quali sono, come dire, invece dal vostro osservatorio dei sindacati e quindi la tutela dei lavoratori, qual è lo scenario di questo tipo di lavoro?
Allora, intanto quel che dice Fiordelli è veramente interessante. Lo non prendo, è che però... non si invitavi la gente a casa, capito? No, no, ma avete scelto bene, nel senso, è una frecciatina interessante, sì. Questa qui della fuga dei camerieri all'estero, ecco, diciamola così. Mi dispiace che ogni volta che si parla di giovani viene fuori che hanno un difetto in più, no? Sono passati da bamboccioni alla fuga dei cervelli all'estero, sì. Adesso scappano anche i camerieri. Sì. Non la vedo proprio una così. Una ministra li definì ciusi, i nostri ragazzi, no? Non la vedo proprio così. È indubbio che il mondo è cambiato. Prima, quando Fiordelli parlava di Sirio Maccioni, mi veniva da sorridere, insomma, no? Sono anch'io di Montecatini, quindi ho conosciuto l'ambiente, eccetera, eccetera. Si può vedere come anche il turismo, il mondo del lavoro nel turismo è cambiato. Indubbiamente faccio un salto indietro di 50 anni, insomma, no? Era facile lavorare nel turismo e mantenersi una famiglia. La mia nonna ha fatto questa maniera, no? Con la stagione e la disoccupazione. Chiaramente è cambiato adesso, non è più così. Però non vorrei buttare via il bambino, come si dice, no? Con l'acqua sporca. Esattamente, perché è vero che è cambiato, noi continuiamo a cambiare, la nostra società, qualcuno l'ha definita liquida, anche Checco Zalone l'ha definita liquida, sì. Qualche tempo fa addirittura. Dobbiamo seguire il cambiamento. È vero, il cameriere arrivare a tavola e chiedere cosa prende non è certo così interessante come presentarsi come pilota, come calciatore, come influencer, indubbiamente, però è una carriera che è di tutto rispetto, anzi merita il suo rispetto. Si paragona, diciamo così, una linea del genere. Io esco dall'alberghiera, per esempio, no? Quindi quando io sono entrato all'alberghiera, il primino, quella la matricola, la classica matricola, il ragazzo di quinta aveva giacca, cravatta e lo stemma dell'alberghiera. Col tempo si è andato a perdere questo diciamo questo look, questa impostazione. È diventato, appunto, l'ha detto bene, ripeto, Fiordelli, un po' più approssimativo il lavoro, no? Non è più un cameriere quello che è in sala, è uno che porta i piatti. Ecco, mi fermo qua e vado da Fiordelli e poi torniamo da Zucconi, perché se provo a riassumere, no? Diciamo che adesso il lavoro in sala, no? Viene visto come un momento per sbarcare il lunario e viene offerto anche in questa veste, cioè non viene più offerto come un inizia a capire come funziona il mondo, progredisci, strutturati e poi un domani avrai un lavoro che ti darà da vivere in maniera dignitosa e, come dire, con qualità. E quindi proposto in questo modo evidentemente attira solo persone che hanno bisogno di lavorare 2-3 mesi e che quindi portano i piatti e non fanno quello che il lavoro dovrebbero fare, cioè consigliare, assistere, come dire, far sentire a proprio agio una persona che in quel momento sta vivendo un'esperienza importante. Allora, sicuramente se si parla di un'impostazione di questo genere, cioè di persone che cercano un lavoro dove ci sia il minimo della responsabilità possibile, come dire, l'aspettativa non è nemmeno ricercata in qualche maniera. Quindi, però anche in questo caso quello che una volta era considerato interessante oggi lo è un po' meno, perché ci sono dei lavori analoghi come cumulo di responsabilità, ma che non ti tengono, come dire, a fare comunque il frontman in un ristorante dove devi apparire come quello che serve, che porta i piatti, che è un altro dei passaggi secondo me culturali che ha fatto cambiare la prospettiva ai giovani. Quello che però cerco di evidenziare io è il fatto che noi dobbiamo da una parte rendere la ristorazione appetibile anche, come dire, da un punto di vista più mercenario, cioè di quello del lavoro a chiamata, e dall'altra, ecco perché facevo riferimento al servizio, per esempio a non il coperto, perché se nei ristoranti si pagasse una percentuale di servizio come si paga all'estero, le aziende potrebbero finanziare anche un lavoro a chiamata più interessante. Addirittura negli Stati Uniti ti propongono quanta percentuale vuoi dare, no? C'è una possibilità, sì, però, di scelta. Però in genere c'è sempre un minimo del 12%. No, è obbligatorio, non è 12, che puoi, esatto, non dare, esatto. Puoi dare il 10%, il 20% o il 30%, per dire, che esatto, è un po' come, esatto, dire, anche esprimere un giudizio su come sei stato solo, servito. Non solo, ma le figure apicali all'interno della ristorazione hanno spesso dei contratti che sono come premio, come benefit, ancorati alle mance. Quindi le mance poi vengono divise fra tutti, inclusa la cucina, e vengono redistribuite in base al contratto di lavoro. Quindi insomma, una cosa molto più raffinata, ahimè, di quella che abbiamo noi.
Ecco, voi sindacati potreste proporre questo schema Fiordelli al mondo della ristorazione? Intanto Fiorentina è comunque, come dire, stiamo parlando di una città importante dove questo settore è determinante. Lo schema Fiordelli mi piace come affermazione. Sì, diceva correttamente, all'estero esiste la famosa TIP, no? Sì. La mancia, che è praticamente un dovere, un obbligo morale, diciamo così, no? Nei confronti di chi ti porta il piatto e puoi gratificare il suo servizio che ha fatto. C'è da dire che esiste anche in Italia, nel senso, la mancia è ben accetta comunque. Sì, no? Però non è codificata, non è diciamo. Codificata. Poi, giustissimo. Se posso, scusa, interromperti un secondo. Guardate che servizio e mancia all'estero sono ancora due cose diverse. Sì, sì. Cioè uno lascia bene e poi può lasciare dell'altro. Esatto, quindi la mancia è comunque una mancia come da noi identica, ma esula dal servizio. Ecco perché anche nei contratti le tengono separate. No, è verissimo. Io quello che posso dire da parte sindacale, insomma, è che viviamo in un paese che è bellissimo, sia a livello artistico, culturale, che ci guardiamo intorno, anche alimentare e appunto gastronomico. Noi potremmo tutti quanti vivere di turismo e grazie al turismo, con l'indotto che si verrebbe a creare. Firenze credo che sia la quarta città italiana più visitata dagli stranieri, cioè chiaramente Roma, Milano, Venezia e poi c'è Firenze, ci siamo noi. Dopo il Colosseo però ci sono gli Uffizi, cioè ripeto, è importante il turismo per noi. Il settore del turismo invece, per quello che posso dire come appunto sindacato, non è stato altrettanto gratificato, perché seppure è vero che il lavoro che viene presentato o le denunce che vengono fatte a volte anche in televisione non sono così non fondate, scusatemi questo giro di parole, è vero che il turismo è un lavoro sicuramente duro, è impegnativo. Non ci si può improvvisare, diciamo ristoratori, camerieri o comunque un laboratorio del turismo, e bisognerebbe dargli un occhio in più, ecco. Quindi l'idea Tordelli potrebbe essere interessante. Pensa al riferimento del turismo. Noi siamo una città con tantissimo turismo. Io non saprei la percentuale nei ristoranti del turista o del fiorentino, un'idea ce l'ho. Per loro sarebbe ancora più naturale trovare il servizio e non il coperto, quindi immaginiamo anche come dire, potrebbe essere più facile di altre situazioni. Certo, impegnativo da un punto di vista, come dire, nostro, perché per noi pagare il servizio sarebbe rendere i ristoranti probabilmente anche un po' più costosi, magari si abbasserebbero un po' i prezzi, non lo so, questo è ipotizzabile, magari il servizio sarebbe un po', come dire, applicato più o meno al turista fiorentino, in teoria non si può fare, però si sa che, come dire, le prassi sono, se sono queste, sono, potrebbero essere anche giuste. Però, voglio dire, io credo che un minimo sacrificio per una qualità del lavoro migliore in un certo ambito si possa accettare. Ora faccio la domanda delle 100 pistole a Fiordelli e poi a Zucconi. Ma questo discorso dei camerieri non sottende un ragionamento più ampio sulla qualità? Cioè, la sfida non dovrebbe essere per tanti ristoranti che qua a Firenze, come dire, la qualità la mettono in un angolo perché comunque la gente c'entra comunque, no? Allora, non dovrebbe essere questo, cioè, se io vado in un luogo dove mi viene offerta qualità, la qualità è nel piatto, è nell'apparecchiatura, è in chi mi serve, è in quello che mangio. Allora, è chiaro che se io vado in un ristorante di un certo livello a mangiare pietanze di certo livello, non posso essere servito da uno studente che cerca i 20 euro a fine serata per pagarsi l'università. Allora, non è che qui la sfida è da fare a questi ristoratori che magari si sono un po' adagiati sugli allori? Chiedo, perché insomma a Firenze basta uscire di qui, diciamo, non è che si trova tutte cose perfettamente in linea con le tradizioni della nostra città. Allora, in qualche modo sì, le crisi economiche insegnano che a Firenze c'è immediatamente una riscoperta del fiorentino e di un certo tipo di qualità, poi quando ricomincia il flusso al getto continuo si tende a risedersi un po', a sbracarsi un po', io lo capisco, è anche normale, però è sicuramente un problema di questo genere. Anche perché noi, guardate, che abbiamo esportato all'estero l'ospitalità, cioè l'ospitalità, l'arte dell'accoglienza è una delle qualità che abbiamo noi italiani. Storicamente tanti maître, barman, a Londra sono praticamente
vent'anni che i barman di riferimento sono italiani. Perché? Perché il savoir-faire italiano, pensate anche a tutta la tradizione della penisola sorrentina, no? Cioè fa parte del nostro DNA. Sono quindi a Londra, noi saremmo, perché loro ci investono . E noi che siamo i primi che dovremmo cavalcare questo nostro, come dire, talento, invece non ce ne accorgiamo, non lo coltiviamo abbastanza, e giustamente all'estero, dove ci sono anche delle ricchezze in qualche caso diverse viene coltivato di più. Zucconi, ma il sindacato cioè questa battaglia la può condurre o è solo, quali sono le difficoltà? Stavo appunto dicendo che il problema è proprio questo qui, perché i contratti ci sono, il contratto esiste, il contratto del turismo è un contratto di tutto rispetto, il male va applicato. Quanto guadagna un cameriere col contratto del turismo? Grosso modo sono dai 1.400 ai 1.500 euro, chiaramente comprende tutto, ripeto, il contratto deve essere applicato. Per quanto ci riguarda, il contratto è a tempo indeterminato e full time, quindi a 40 ore a tempo pieno. È chiaro che se io offro a un giovane un part time e poi un fuori busta, ecco, lì si va già in un lavoro grigio che non piace a nessuno, soprattutto a noi. Si va a compromettere la correttezza del rapporto di lavoro, e è lì che si va a incrinare moltissimo. Fiordelli parla molto dell'estero, però all'estero, me lo confermerà, molti contratti sono verbali ancora, noi abbiamo tutto quanto codificato nero su bianco, quindi diciamo così, la bilancia tenderebbe a nostro favore se vogliamo. È vero, noi esportiamo il savoir-faire, esportiamo le professionalità, c'è un motivo. Sicuramente quello che offre come carriera un locale di Londra piuttosto che di Parigi, ecco, non è quello che può offrire un locale di una nostra normale cittadina. Sì, non solo il locale, cioè quello che offre Firenze, Londra rispetto a un'altra città nostra è diverso. Sì. Ora, io non sono così preparato sull'aspetto verbale dei contratti, però c'è una cosa che mi ha detto appunto in un'intervista un ragazzo che lavora proprio in Inghilterra, che mi ha colpito moltissimo, ovvero il fatto che da loro esiste un portale sul quale si incontrano domande e offerte nella ristorazione. Una specie di Tinder, ma della ristorazione. Un Tinder della ristorazione, sì. Dove però al di là delle immagini contano le informazioni veritiere, e la cosa che mi ha colpito di più è che negli annunci sono riportate da subito l'inquadramento economico. Bellissimo. E le mansioni, quindi lui diceva: io non mi trovo di fronte a situazioni come in Italia dove mi dicono vabbè cominciamo, poi vediamo. Bravo, esatto. Quindi insomma, al primo colloquio ci si siede e si sa già cosa si andrà a fare, per che tipo di guadagno. Insomma, questa è una situazione di trasparenza che fa una differenza importante. È una differenza importantissima. E un'altra cosa che va detta: nel contratto all'estero è super specificato per quante ore lavorerai. Qua da noi finché mi servi, insomma, no? La serata è fino a mezzanotte, poi insomma se la gente si ferma certo non posso mandarla via, c'è in dubbio. Però ripeto, se un giovane, che poi fra l'altro è una delle denunce che sentivo fare, no? A me quando mi si mettono a sedere i giovani mi chiedono subito quanto guadagno e quante ore faccio. Ma certo, penso che sia le basi di un normale rapporto di lavoro. Però ecco, sento dire anche che da parte, diciamo, dei ristoratori i giovani dicono: ma io non voglio lavorare il sabato, non voglio lavorare la sera, ma la domenica devo venire a lavorare. È vero o no che c'è questo atteggiamento da parte dei ragazzi? Guerrini, se lo chiedi a me, io dico di no, assolutamente no, perché insomma è un lavoratore che entra nel turismo, che va a lavorare nel turismo, lo sa che il ristorante, che la discoteca, che il campeggio o quel che sia apre anche dei fine settimana, è indubbio. Sarebbe una domanda, come dire, cioè, voglio la luna, voglio... cioè, non è così che funziona, c'è l'impiegato che fa questo tipo di lavoro. Quindi io la vedo un pochino... No, ma nel senso, magari ci può essere che i nostri ragazzi non vogliono più fare questo tipo di... Allora, che un ragazzo magari non abbia... lì dipende un po' dalla fame che hai, dalla voglia che hai di sacrificarti. Però io su questo credo che sono d'accordo con Zucconi, c'è un atteggiamento forse un po' bottegaio da parte di qualche ristoratore che dice così, perché... io credo che se uno si propone per un certo tipo di lavoro sa che va a fare quello, e poi, come dire, si torna al discorso di partenza, è un lavoro da cameriere, quindi è ovvio che la prima cosa che ti chieda è quante ore lavora e quanto guadagna. Certo. Non è, insomma,
voglio dire, il lavoro è quello, insomma, no, no, certo. Ma anche noi se ci chiamano per offrirci un lavoro, non chiede cosa ti devo fare e quanto mi paghi, no? È un lavoro. Il lavoro è un dare per avere e questo deve essere. Ecco, vi chiedo prima a Fiordelli e poi a Zucconi, ma il fatto, come dire, cioè tutta questa televisione fatta dove ci sono solo questi grandi pochi che sono vestiti di bianco, non si sporca neanche e fanno questi piatti pazzeschi, no? Rischia un po', come dire, di drogare anche l'aspettativa di questo mondo, cioè forse magari far capire che un grande cuoco piuttosto che non un grande ristoratore ha fatto la gavetta, cioè che c'è stato un percorso e l'ha portato a essere questo, potrebbe aiutare, che io vedo mio figliolo ha imparato a fare la carbonara su YouTube e adesso si sente un grandissimo cuoco, ecco. Guarda, sono perfettamente d'accordo con te. E assolutamente, la risposta è assolutamente sì. Siamo passati da un tempo in cui i cuochi erano quelli rudi, tatuati. Sì, come gli amici miei, sotto. Sì, giovannone, no? Sotto... Ecco, a un periodo in cui il cuoco ha la giacca immacolata, o per non dire con sì, sponsor attaccato sopra, e così via, è figo in televisione e non spadella più. Quindi c'è una via di mezzo, sicuramente, e credo che questo sia un dato forse che nelle scuole alberghiere può essere confermato, c'è una maggiore aspirazione oggi a fare cuochi rispetto al passato, e mentre magari in passato era il contrario, c'era più un'aspirazione ad andare a fare il direttore in sala piuttosto che il cuoco. Detto questo, c'è una durissima gavetta da fare. Prestissimo, perché gli chef che vediamo in televisione sono persone che hanno cominciato a lavorare molto giovani e che quando magari noi si diceva bischierate al bar, sì, loro erano già a spadellare in qualche ristorante importante e quindi hanno fatto una gavetta dura e lunga. E poi il successo è arrivato come capita. Quindi questo va detto. È importante riuscire a trovare le situazioni giuste, perché le cucine sono ancora in qualche caso degli ambienti molto impegnativi anche fisicamente, non certo. Solo mentalmente. Qual è la qualità media di un ragazzo che esce da una scuola alberghiera italiana? Ecco, hai fatto una bella domanda, questo qui non sono proprio la persona adatta per rispondere. L'ha fatta, sì che... L'ho fatta, sì, però è un altro campo, sì. Ne parleremo poi. Sì. No, il ragionamento è che il ragazzo che esce dalla scuola alberghiera è preparato, ha le basi, ha sicuramente le basi, anche perché noi puntiamo molto, noi sia come sindacato ma anche la scuola alberghiera di per sé stesso, sull'alternanza scuola-lavoro, questo è molto importante. A miei tempi si faceva lo stage, sì. Quindi un periodo di, diciamo così, di praticantato, di mettere in pratica il tuo sapere, non retribuito naturalmente. Chiaro, lo stage... Non retribuito. Dove appunto vedevi com'era il lavoro sul campo, insomma, no? L'alternanza adesso invece è una cosa obbligatoria, sono un tot numero di ore all'anno che devono essere fatte per vedere di tirar fuori realmente, sì, le tue capacità. Comunque la formazione che offre la scuola, una scuola alberghiera, è una formazione di tutto rispetto. Certo, si parla in primis sulla carta, io mi ricordo della brigata di sala e la brigata di cucina, cioè erano due cose ben distinte. Adesso, come appunto Fiordelli stava dicendo, il cuoco è diventato più in auge, no, rispetto al cameriere. Prima era il cameriere che era un po' il riferimento del locale, quindi era vestito di tutto punto, vedeva le persone, parlava con le persone. Adesso è il cuoco che magari... Consigliava anche. Certo, adesso è il cuoco che magari, dopo che ha fatto il piatto, esce fuori e si presenta, magari sì, con il suo impeccabile abito bianco, ora nero, va anche di moda nero. Ecco, sicuramente c'è un interesse molto più specifico per la cucina da tutti i programmi che vediamo, insomma, no? Però faccio un passo indietro e ritorno alla parte sindacale, la parte più prettamente sindacale, quella, certo, che conosco io. Il contratto di lavoro, ripeto, è ben specificato, quindi un cameriere ha una qualifica, un cuoco ha una qualifica. Poi ci sono tante altre declinazioni di questo, e ripeto, più uno sa fare, più va a guadagnare. Però... E qui esco un pochino dal mio ambito, perché chiaramente uno va a fare l'imprenditore di se stesso poi alla fin fine, perché il contratto ti arriva fino a un certo punto. Se io voglio quel qualcosa in più, voglio instagrammare la mia vita, ecco, è chiaro che devo fare un passo ulteriore. Vabbè, però grazie a Dio non tutti vogliono instagrammare la propria vita, no? Gli basta magari avere un bel lavoro, insomma, un buono stipendio. Speriamo. E poi vivere tranquillamente, no? Speriamo. Senti, ma c'è differenza tra la qualità, come dire, dei camerieri italiani e dei camerieri che lavorano all'estero?
Forse no, visto che gli italiani poi vanno all'estero. Ma come dicevo prima, secondo me gli italiani hanno un talento, una sensibilità un po' innate per l'educazione e la cultura che abbiamo noi, superiore a quella che trovi all'estero. Però all'estero fanno più formazione, la pagano, la offrono al personale proprio perché hanno capito... Ecco, tu citavi proprio che c'erano proprio i ristoranti stessi che investono. Sì, i ristoranti spendono 700-800 euro per sterline, per corsi di formazione dei camerieri o dei sommelier, quindi si occupano della loro formazione, per cui anche questo è un pacchetto da aggiungere a quello che sono i benefit di un eventuale contratto, perché hanno capito che è un guadagno in più per il ristorante ed è una sicurezza soprattutto nel non avere problematiche, gaffe, eccetera eccetera. Pensiamo a tutta la questione delle allergie, no? Da noi oggi capita c'è qualcuno intollerante. Se rispondi per esempio sì, sono intollerante al dermatofagoide, quello magari ti guarda e dici oddio, no? Cosa mi ha risposto, perché te lo chiede, ma poi non, spesso e volentieri non c'è un dialogo. Dice, scusa, ma quest'altro c'è l'aglio, boh, vado a chiedere in cucina. Esatto. Diventa un po' imbarazzante. Su questo, all'estero che cosa c'è secondo me? C'è un atteggiamento molto più schematizzato, quindi c'è una formazione più rigida, però si ferma anche molto prima, mentre invece noi abbiamo una sensibilità per quel dettaglio, per quell'attenzione che magari non è scritta in nessun libro, però ce l'hai perché c'è un po' di mestiere. Esatto, un po' la nostra cultura, no? Nuovamente Fiordelli ha toccato un punto vivo, un nervo scoperto, come si dice. La formazione da noi purtroppo è ancora vista come un costo e non come un investimento. È una grandissima differenza. Cioè, qui vorrebbero chiaramente un cameriere con esperienza pagando come un apprendista. Cioè, direi che questa cosa qui vale per ogni cosa in Italia. Cioè, io credo che nulla venga considerato un investimento in questo paese, tutto considerato costo. E a questo proposito io sono per esempio un po' più critico rispetto a lui sulla scuola alberghiera, che come dire, oggi ti insegna che cosa? Ti insegna una grammatica, poi dalla grammatica a uscire e dire sono uno scrittore, in mezzo c'è un mondo, ecco. Insomma, prendiamo per esempio gli chef che hanno avuto successo in Italia, più conosciuti, quanti sono quelli che vengono dalla scuola alberghiera? Quello lo vedremo alla prossima puntata. Intanto direi, prima di salutarci, possiamo dire che forse ci vorrebbe un reality invece sui cuochi, sui camerieri, per equilibrare un po' questa cosa. Ah, bello, un'altra bella idea. Una cosa sul lavoro in sala. Grazie Aldo Fiordelli, grazie a Jonathan Zuccoli, grazie a voi che siete stati con noi. La Tara torna la prossima settimana, sempre qui, alla stessa ora. Ciao!